Eh sì, va bene, dai. L'importante è che la rete non si gonfi. Poi se lo paro io va fuori, sono più contento se la paro, però l'importante è che la squadra non subisca il gol. No, assolutamente. Cioè io, i miei difensori hanno la mia totale fiducia, perciò come sbagliano loro posso sbagliare anch'io. Questo non è un problema, l'errore ci può stare, anche i grandi campioni sbagliano. Però siamo un gruppo affiatato, e ci stiamo conoscendo, perché comunque siamo tanti nuovi, quindi nessun problema con loro. No, perché se io esco prima, quello anziché mettere la palla filtrante tira in porta, perché sarei troppo alto. Perciò il mio intento era semplicemente di uscire e portarlo sull'esterno in modo tale da non fargli calciare in porta tranquillamente. Poi, meno male che Ardemagni è arrivato un po' in ritardo e l'ha messa fuori. Però diciamo che il mio intento sono riuscito perché non volevo neanche toccarlo, perché avrei causato un rigore sicuramente. Sapevo di essere in ritardo e l'importante era portarlo sull'esterno. Spiegare è difficile perché alla fine, sì, è un gesto istintivo, comunque era abbastanza ravvicinato come tiro, poi meno male che la palla è andata fuori, non so, sarò stato bravo anch'io, poi un po' di fortuna, quello ci vuole sempre. Sì, il primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, loro si sono difesi, diciamo, bene, noi abbiamo attaccato bene, peccato che la palla non sia entrata. Però ci può stare, comunque le partite variano, in un tempo si può giocare in un modo, poi una situazione può cambiare tutte le cose e far giocare il secondo tempo in un altro modo. Magari potevamo approfittarne un po' di più nel primo tempo, però va bene così comunque.